Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'analisi del Myonix Cast, l'ultima mouse da gaming prodotto dalla Myonix. Partendo dalla confezione troviamo una confezione molto elegante in colorazione nera e bianca, come possiamo vedere, qualità per il packaging dei prodotti stessi della Myonix sempre di alto livello. Nel lato destro troviamo la scritta Myonix, nel retro le specifiche tecniche in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, nel lato sinistro un'immagine illustrativa del mouse, come era anche nella parte frontale. La confezione si apre in modo molto elegante. All'interno troveremo il mouse più il relativo bundle e al centro troviamo i ringraziamenti dalla Myonix per aver acquistato il Castor in questo caso. Dunque, il bundle che accompagna il Castor si compone di diversi sticker, tra cui anche quello originale in colorazione nera e verde, e ovviamente una quick start guide con le informazioni relative anche alla garanzia del mouse, sempre riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Ed infine troviamo il Myonix Castor, il mouse in tutto il suo splendore e nella sua eleganza. La colorazione è total black, la finitura è soft touch per tutta la superficie che lo riveste. Nella parte superiore troviamo il logo della Myonix che si potrà illuminare del colore che noi sceglieremo tra software di gestione. Stessa cosa per il LED posto sotto lo scroll lock che è di tipo cliccabile e rivestito di un rivestimento sempre soft touch. Sotto lo scroll troviamo un tasto per lo switch dei DPI on the fly. Sono preimpostati tre set di DPI, cioè tre impostazioni di DPI, scusate, fino ad un massimo di 10.000 DPI. All'interno troviamo un sensore ottico Avago 3310. Nel lato sinistro, passiamo dunque al lato sinistro dove troviamo una superficie texturizzata che ci permetterà di mantenere un maggiore grip sul mouse, due classici tasti che potranno essere assegnati. In totale il Myonix Castor ha la possibilità di personalizzare fino a 6 tasti. Nella parte destra troviamo delle piccole scanalettature che ci permetteranno di impugnare il mouse in maniera più consona. Il Castor ha una forma ergonomica tale che ci permetterà di essere impugnato in tutti e tre i modi, ovvero dal claw grip, dal fingertip e dal palm grip. La qualità ovviamente è ad alto livelli e nella parte inferiore troviamo due mousefit di generose dimensioni e all'interno del logo della Myonix troviamo, come abbiamo detto, il sensore Avago 3310 di tipo ottico. All'interno è presente anche una memoria da 120 kB e un processore ARM da 32 bit che permetteranno di sfruttare al massimo questo fantastico mouse. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, mentre il connettore USB è placcato in oro e troviamo anche il logo della Myonix sempre sul connettore, sulla copertura in plastica del connettore USB. Con questo è tutto, quindi vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto a tutto lo staff.